Dire spreading the news. I'll melt in a way, I'm gonna be a part of it, in New York. Cari ragazzi, benvenuti a Quiz Mania. Oggi siamo collegati con un'infinità di televisioni. Teleindovinelli, sei pronta? Teleintruso, Tele3, sì, sono pronte. È incredibile. Poi abbiamo un'infinità di altre televisioni. C'è Teleanagramma, c'è Telerebus, c'è Telelabirinti. Come far a giocare? Ma è molto semplice. Mettetevi in contatto con uno dei nostri conduttori e confermatelo col puntatore. Oppure fate come faccio io, affidatevi al caso premendo slotti e buon divertimento. Star spreading the news, I'll melt in a way. Posso entrare, ragazzi? Sono arrivato. Siamo arrivati a Teleindovinelli. Questa non è una televisione, questa è un trita, come si dice, trita tutto. Adesso, fra pochi istanti, vedrete una domanda sul cartellone. Volete vedere se la vostra risposta è esatta? Premete un tasto del telecomando entro 10 secondi, se no il gioco avanti da solo, capito? Ciao! Oh, datte una smossa! C'hai da datte una smossa! Un altro gioco? Un'altra televisione?
Telelabirinti. Voi siete persi in questa direzione, in questa foresta nera. Ora io vi presento Telelabirinto. È molto facile. Io sono uno dei più temuti di tutta Quizmania. Chi segue una strada, chi non segue me, caput. Ora io vi dimostrerò che sopra di voi apparirà un cartellone con tante lettere. Voi dovete costruire da un'estremità all'altra facendo un serpentone fino a fare una frase compiuta. Altrimenti, caput. Un altro gioco? Un'altra televisione? Amico, a mia chiamasti, vuoi delle risposte? Sappi che io di risposte mai ne diedi e mai ne darò. Qui tu sei a Telerebus, devi dare le tue risposte giuste, componendo la risposta nelle caselle sottostanti. Fare il tuo meglio, perché io di risposte non ne do. Mai ne diedi. E mai le darò. Riprova, riprova. Entrata qua, io sono il conduttore, non è entrata, ecco l'entrata, salve, questo è Teleintruso, indovinato l'entrata, io sono il conduttore, adesso ci come il gioco, giusto? Sì, giusto. Allora, ci sono cinque parole, no? Cinque parole che voi vedete,
E potete capire qual è l'intruso? Sì, è l'intruso. Allora, se voi schiacciate su quella giusta, quella scompare, eh? Sì, scompare. Se invece sbagliate, l'indovinello, dopo 10 secondi, va avanti da solo, giusto? Sì, va avanti da solo. Non è che sei imbranato? Hai sbagliato tutto, hai sbagliato tutto, che sei imbranato? Poi però, mica male, mica male. Te dico io, sei una frana, è un vero disastro.
Ehi, vieni qua che non so paga e ci divertiamo, perché qua non so paga il cannone, c'è divertimento, c'è divertimento, non so fa spiritismo, c'è divertimento. Sai qual è il colmo di un mancino? Essere un tipo molto destro, hai capito? Uno che è mancino non può mica essere destro, ui, l'hai capito questa, ui, ti piace, ui. È sbagliato tutto, bravo, così che si fa. Ti guardo ma non ci azzecchi proprio mai, eh. È sbagliato tutto, è sbagliato tutto, Te dico io, se sei una frana, è un vero disastro. però ciumbia, bravo. Non è che sei imbranato? Non è che sei imbranato? E allora mi senti più bravo come me, no?
No, è sbagliato tutto, eh. No, sei scemo. È sbagliato tutto, eh. E allora mi senti più bravo come me, no? Te dico io, cioè, sei una frana, è un vero disastro. È sbagliato tutto, E allora mi senti più bravo come me, no? Vuoi fidarti a caso? Premi slotti, no? Tilly. Tu sei con noi, tu dai noi la gioia. Bene figlioli, benvenuti in questo giorno di gioia e benvenuti a Tele3. Una nave navigando a 10 miglia all'ora avvista a prua, alla distanza di 18 miglia, una barca che procede nella stessa direzione a una velocità di 8 miglia all'ora. Quante miglia deve percorrere la nave per raggiungere la barca? Gioia, gioia, gioia e allegria perché sei un campione. Stefania dice a sua sorella: io ho 5 volte più noci di te. È vero, risponde lei, tu ne hai 24 più di me. Sapete calcolare quante ne hanno ciascuna? Fra i numeri 59, 79 e 99, quale si avvicina di più ai 2/3 di 10 dozzine? Quanto è 1/3 più la metà di 1/3 di 10? Quindi se oggi andiamo avanti così, secondo te dove andiamo a finire? E vediamo la nostra prontezza. Se la metà di 5 fosse 3, che cosa sarebbe 1/3 di 10? Vuoi
Vuoi fidarti a caso? Premi slotti, no?